Certamente non è la soluzione a tutti i problemi economici che molte famiglie mesagnese affrontano, soprattutto in questo periodo di crisi economica, ma è sicuramente un aiuto. Il servizio attivato dall'Auser di distribuzione dei viveri oramai è da qualche mese qui in via Federico II di Svevia, davanti alla sede. Ogni giorno si riuniscono tantissime famiglie, una volta alla settimana, per ritirare i pacchi che servono per andare avanti ogni giorno. Presidente, da quanto tempo dura questo servizio? Da settembre del 2012, quindi è da tanti mesi ormai, tutto l'anno scorso e quest'anno. Ma come vi è venuta l'idea di fare questa attività? Niente, stando in associazione tu vedi gli anziani, vedi, allora era un mio cruccio fare il banco alimentare. È da tanto tempo che lo portavo in mente, quindi aiutato da qualche ex politico, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto la convenzione con il Banco Alimentare Opere di Carità di Don Lucio Ciardo e noi andiamo a caricare ogni mese a Squinzano. E quindi stiamo progredendo perché ce n'è bisogno. Le famiglie le scegliete, fate una selezione oppure chi viene e chiede da mangiare voi glielo date? Sì, a tutti, a chi viene, anche perché non sono, qualcuno dice forestieri albanesi, no, non è vero. Abbiamo un paio di albanesi e un paio o tre di rumeni, ma sono tutti i nostri compaesani, quindi lo diamo a tutti. A chi viene a chiedermi di mangiare io non lo nego a nessuno, non lo possiamo negare a nessuno. È triste questa cosa, Presidente. È triste, mi fa tanta rabbia perché, ripeto, fino a pochi anni fa Mesagna era la California, adesso siamo rimasti proprio senza niente. Ex braccianti non lavorano più e quindi ne vengono tanti e noi a tutti quelli che vengono diamo a tutti la possibilità di poter mangiare. Ci ricorda qualche episodio particolare che qualche gente, qualche famiglia vi ha ringraziato per questo servizio? Sì, no, in verità tutte le sere quando se ne vanno, grazie, ci ringraziano tutte le sere, voglio dire, quando facciamo la distribuzione, quando se ne vanno ci ringraziano, stasera tutti ci hanno dato gli auguri, facciamo il nostro dovere. È un gruppo di dirigenti che è la fine del mondo, tutti bravi lavoratori, quindi e lo facciamo volentieri. Presidente, vuole fare un appello perché so che avete bisogno anche di generi alimentari. Certo che abbiamo bisogno perché non bastano mai. Prima ce ne davano 10-11 quintali ogni mese, adesso hanno ridotto perché la comunità europea ha ridotto. E quindi se ci sono che persone, tipo di generi alimentari? Più farina, zucchero e latte. Quello perché ci sono tante famiglie con bambini piccoli e quindi latte, zucchero e farina ci serve. Dove li devono portare le persone? Li devono portare alla nostra associazione, all'Auser, via Federico II Svevo, vicino al teatro comunale, diciamo, di Mesagna, quindi è facile. Per questa attività le istituzioni vi sono vicine? Nessuno, non ci aiuta nessuno, siamo soli. Io tante volte ho gridato aiuto, ma nessuno me l'ha dato, non me lo sta dando nessuno. Come istituzione, voglio dire, siamo soli. La vostra è una bella esperienza che sta facendo tanto successo, però c'è la bruttura di queste famiglie che hanno difficoltà. Io ho una rabbia, certe sere io non faccio la distribuzione, vado fuori, ma certe sere mi viene da piangere proprio per vedere giovani, giovanissimi, figli nostri, figli dei nostri, gente che lavorava con me, i loro figli adesso sono ridotti alla fame, quindi la rabbia è enorme. Chissà fino a quando possiamo durare, non lo so. Intanto continuate però. Certo, finché abbiamo vita continueremo sempre, voglio dire, e non solo a quelle attività. Noi facciamo pure attività di ogni fine mese, facciamo elettrocardiogramma a tutti gli anziani che vengono, a tutti, indistintamente, non solamente i soci. Ce l'hanno donato, l'attrezzo e noi lo facciamo funzionare per tutti. Anche abbiamo pure quattro bambini con i buoni pasto da mantenere. Ogni mese io vado a comprare i buoni e glieli porto alle maestre, quindi facciamo anche quello. E facciamo quello che possiamo. Bene, questo è quanto.